Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Grande prova di forza dell'Alessandria Calcio che di fronte ai 4.000 del Moccagatta batte 2-0 il Como, portandosi così a più 5 su una Cremonese incappata nella prima sconfitta stagionale. Mister Braglia mette in campo il consueto 4-4-2 mantenendo gli stessi 11 che hanno battuto il Piacenza nella quinta giornata. Partono forti i grigi che al decimo vanno vicini al vantaggio con un gran sinistro da fuori di Gonzales che esce di poco sulla destra. Al diciannovesimo lo stesso Gonzales chiede un calcio di rigore per un presunto intervento in ritardo del portiere, ma l'arbitro lascia correre. Il bomber argentino è scatenato e al 27esimo si procura e calcia alla perfezione una punizione in mezzo che Mezzavilla deve solo sfiorare per siglare l'1-0 che porta meritatamente in vantaggio i suoi. Si tratta della prima rete in campionato del capitano che festeggia giustamente andando a ringraziare l'argentino, giunto al suo quarto assist in 6 gare disputate. Al 32esimo i padroni di casa sfiorano il raddoppio con una bellissima azione che vede Sestu mettere in mezzo per Gonzales che di destro sfiora il palo a portiere battuto trovando anche la deviazione di un difensore. Dal seguente angolo arriva il 2-0, Mezzavilla prolunga di testa il cross di Iocolano, il solito Gonzales centra la traversa di testa e Bocalon la mette dentro con un facile tapin a porta vuota. Si tratta del secondo gol stagionale per l'attaccante veneto che sembra così aver ritrovato la continuità realizzativa che era mancata nelle primissime giornate. Brivido per i locali in pieno recupero quando Nossa colpisce la traversa di testa raccogliendo un traversone dalla destra. Nella ripresa gli uomini di Braglia partono forti, al 53esimo una spettacolare combinazione tra Gonzales, Mezzavilla e Bocalon manda quest'ultimo al tiro che però si stampa contro la traversa a estremo difensore battuto. Al 65esimo Gonzales prova a far tutto da solo, ma il suo sinistro esce ancora di poco a lato. La festa alessandrina viene parzialmente rovinata all'81esimo quando Cazzola si fa espellere dal direttore di gara a causa di un intervento in ritardo a centrocampo. Una sanzione, forse un po' severa, che non consentirà al centrocampista di essere in campo lunedì prossimo nel big match del Moccagatta contro la Cremonese. Ecco le parole di Piero Braglia sul cartellino rosso al suo giocatore. Se uno la va a analizzare bene, Cazzola viene tirato giù dall'altro. L'altro è chiaro che si è sbilanciato, cerca di entrare lo stesso. Però da dargli un rosso diretto a un ragazzo come Cazzola che non fa un fallo e me la morì, mi sembra un'esagerazione. L'allenatore può comunque essere soddisfatto per questa striscia positiva che sembra non finire mai e che consente ai suoi di mantenere il primato e tentare una prima fuga stagionale. Grande soddisfazione anche per Capitan Mezzavilla, autore del gol che ha aperto le danze. Prima di tutto sì, siamo tutti contenti perché abbiamo fatto una vittoria importante con una squadra importante e poi insieme al primo gol di quest'anno sono ancora più felici. Ora 2 giorni di riposo per la squadra che tornerà ad allenarsi mercoledì a Spinetta Marengo. Il prossimo appuntamento è per lunedì 3 ottobre quando ad Alessandria arriverà una Cremonese desiderosa di riscatto in uno scontro diretto che può già essere decisivo. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo.
piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. La Protezione Civile Nazionale ha attivato il numero solidale 45500 per donare alle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma 2 euro tramite SMS o chiamando da rete fissa. Il numero sarà attivo sino al 30 settembre 2016.